Sì, grazie per l'invito, innanzitutto rivolto alla dottoressa Palumbo che vi porta i suoi saluti. Dispiaciuta di non poter essere, ma proprio impossibile per mille impegni di questo periodo, potete immaginare, ma nello stesso tempo molto felice che si continui ad affrontare la questione per dare dei contributi concreti. È una questione. Di fatto è un problema, ha la sua soluzione, quindi, nonostante tante cose belle che sono già una soluzione, tra cui la vostra presenza qui. Io ero qui un anno fa, quasi, vorrei dire che forse temo, lo dico comunque, che molti di voi fossero gli stessi che erano qui un anno fa. Mi alzate le mani quelli che c'erano un anno fa, per favore, a novembre. No, c'è una buona percentuale di. Ecco, benissimo. Ecco, perché delle volte il timore è che gli insegnanti siano quelli che si mettono in gioco, ecco, in queste cose siano un pochino i soliti. Un po' è vero, però ecco, queste tante mani che sono rimaste giù sono il segnale che le soluzioni sono già in parte visibili, perché passano attraverso le mani e il lavoro dei docenti. Quali? Quelli che poi penso siano anche la maggioranza, che trovano il modo, il tempo, lo spazio per porsi il problema, al di là della mia disciplina, della mia materia, come vogliamo chiamarla, c'è forse il dovere, devo dire quasi di tipo deontologico rispetto alla professione di docente, di farsi carico anche degli obiettivi di cittadinanza e Costituzione. Io non mi ero preparato una scaletta, quindi non era neanche una narrazione, ma giunti un po' alla fine, credo che poi mi era stato dato anche un pochino il compito e un po' la responsabilità di tenere conto delle cose emerse prima, nel corso degli interventi molto importanti che ho avuto il piacere e l'onore di seguire. Credo che a questo punto la buttiamo via, solo che sarà un modo di parlare con voi che non obbedisce a una sequenza scolastica lineare, tantomeno narrativa, neanche argomentativa, ecco, di tipo proprio tra passato, presente, forse futuro. Andiamo un pochino qui e lì, voi mi scuserete, è anche un po' forse il modo con cui gli studenti oggi si confrontano con la comunicazione, questo ma è giusto per giustificare un pochino, la tiro un po' per i capelli. Poi credo che a quest'ora siate anche molto, molto stanchi, tra l'altro avete il lavoro più importante, credo, della giornata di oggi, mi permetto di dire, è quello che c'è nel pomeriggio, anche se io purtroppo non potrò esserci, perché è il lavoro più importante, perché poi quello che conta è la rielaborazione di quello che si sente, di quello che si studia, di quello che si fa, magari insieme, la rielaborazione per la ricaduta dentro la scuola. Ecco, questo credo, quindi dai lavori di gruppi, di gruppo, lo chiedevo proprio al professor Marchi, se io mi piacerebbe poter conoscere le emergenze, inteso nel doppio senso, cose che emergono e cose che sono molto importanti, proposte dai docenti. Così come si dovrebbe fare in quella comunità scolastica che è la classe, sempre, dove ciascuno di voi, ciascuno dei docenti, ciascuno di noi, perché siamo tutti uomini di scuola, quello che fa è seminare degli stimoli che poi se gli studenti non rielaborano e non li traducono, anche vengo a cittadinanza di Costituzione, se non li traducono in comportamenti, poi lasciano spesso delusi. Se non il tempo che trovano. Questa è una delle differenze tra cittadinanza e Costituzione ed educazione civica, perché so che ci sono i nostalgici di educazione civica e noi lo sentiamo molto forte al Ministero perché ci arrivano tantissime sollecitazioni da varie parti della società, come si dice, civile, e anche da parti impensate, impensabili, ma non si fa più educazione civica nelle scuole. Ma fate educazione, fate fare educazione civica, rendetela obbligatoria. Noi ci scontriamo con questa cosa, non dico quotidianamente, ma molto spesso. Questo è uno dei problemi. Ecco, allora una delle differenze che noi cerchiamo di spiegare, che non è che non ci sia l'educazione civica, c'è come. E è qualcosa che ha raccolto
per una parte un patrimonio purtroppo nella pratica poco praticato, no? Per l'educazione civica, ma aggiunto che sono soprattutto la parte informativa, tanto per essere molto chiari. L'educazione civica badava molto alla trasmissione, era un altro tipo di società, di contesto, no? L'educazione civica viene introdotta da, mi pare, da Aldo Moro, insomma, siamo con la riforma della scuola media, ecco lì che diventa poi parte integrante in teoria dei curricoli. C'era bisogno forse anche di costruire attraverso le conoscenze. Oggi una delle differenze che cerchiamo di sforzarci di mettere in evidenza è che cittadinanza e Costituzione non è solo trasmissione di conoscenze, anche perché forse non ci riusciremmo, ecco, ma è costruzione di atteggiamenti positivi da parte degli studenti e costruzione quindi di comportamenti che siano spendibili nella società. Forse questa è la differenza rispetto alla questione conoscenza e competenza, su cui dopo magari ci torno anche molto volentieri. E allora scusatemi se io ripercorro un po' così, andando un pochino qua e là, e tante cose interessanti che sono venute, sperando di dire anche qualcosa magari di utile su quello che dal punto di vista di dove si cerca di fare qualcosa per la scuola, ecco, non voglio dire il ministero perché è una parola che suona male, ma insomma dove si cerca di fare qualcosa che abbia una ricaduta poi sulla scuola, insieme con la scuola, stiamo cercando un po' di mettere a fuoco. Allora, innanzitutto devo fare i complimenti all'Istituto per la Storia della Resistenza e la Storia Contemporanea, ma lo faccio in maniera molto sentita, perché sapere che ogni anno, da 5 anni, oggi è quasi l'anniversario, perché la legge è del 30 ottobre del 2009, la legge del 2008, scusate, che è inserito cittadinanza costituzionale, del 2009 la direttiva, il 9 marzo, scusate, quindi sono 6 anni, ma nei 5 che sono venuti dopo, ecco, questo impegno da parte degli storiatori credo che sia estremamente importante e meritorio, ma lo dico perché non si può, a mio avviso, per quello che è il DNA di questo insegnamento, cittadinanza e Costituzione, così lo chiamo la legge, non si può prescindere, non si può praticarlo senza il concorso e la partecipazione di quello che si chiama un po' così, in maniera, scusatemi, ormai un po' stereotipata, ma comunque il senso ce l'ha, il territorio. Cioè, detto in parole concrete, senza le risorse che intorno a noi ci sono, e sono tantissime, e senza le quali è difficile poi anche fare scuola, soprattutto quando si tratta di costruire competenze di cittadinanza. E quindi questo credo che sia un compito fondamentale, questa attenzione per i docenti che qui a Torino, in Piemonte, avete avuto in questi ultimi 5 anni, soprattutto perché poi ho sentito che c'è una ricaduta in termini di progetti operativi, in progetti quindi effettivamente confrontabili e anche sperimentabile. A me piacerebbe, ecco, per aggiungere qualcosa, che la conoscenza di questi risultati possa circolare, possa penetrare anche in un dibattito che stiamo cercando di riattivare intorno a cittadinanza e Costituzione. Ecco, anche questo serve al rilancio di cittadinanza e Costituzione, perché c'è bisogno di rilancio. Io il titolo che avevo suggerito, infatti, un pochino così, non dico critico, ma è mettere o ritrattino mettere cittadinanza e Costituzione al centro dei curricoli, è al centro, ecco, e quindi per mettere o rimettere, poi a seconda di quello che succede in tante parti d'Italia, non abbiamo, mi chiedeva, mi pare prima Bruno Lusito, dati e un monitoraggio attendibile sullo stato di salute, diciamo così, di cittadinanza e Costituzione, ecco, abbiamo però dei segnali, dei segnali che ci dicono che laddove ci sono scuole, dirigenti scolastici, docenti, sensibili, interessati, coinvolti, un territorio che dà il suo contributo, che fornisce le sue occasioni di crescita in questa direzione, lì cittadinanza e Costituzione è viva ed è splendidamente viva all'interno veramente dei curricoli. In tanti altri casi che non possiamo neanche giudicare, perché non è facile poi dare dei giudizi, forse neanche proprio non bisogna, è un po' una Cenerentola, ecco, e quindi c'è bisogno di rimetterla sicuramente al centro dei curricoli e partire dai risultati raggiunti. Vi faccio anche solo perché bisogna trasferire questi risultati e renderli un patrimonio comune.
Così faccio un salto dal passato al futuro, come vi dicevo, così un pochino con un elemento molto, molto pratico e prospettiva. Ieri sera alle 10 mi ha chiamato al telefono un professore che ha partecipato a uno dei nostri progetti, a cui penso anche alcuni di voi partecipino, sicuramente il professore di Collegno che è intervenuto prima, perché me lo ricordo benissimo, e mi pare sia di Collegno se non ricordo male. Mi ha telefonato per dirmi: noi saremmo quasi pronti con l'ideazione, forse anche la creazione di una piattaforma web informatica sulla quale si possano ritrovare i docenti che fanno cittadinanza e costituzione. Vorremmo che si creasse un luogo di scambio delle esperienze, uscendo dalla logica per cui ci ritroviamo per queste esperienze come quella di oggi, come quella di tante altre occasioni in cui si elaborano percorsi di formazione su cittadinanza e costituzione, ma vorremmo che poi si continuasse. Oggi le nuove tecnologie forse ci aiutano e saremo pronti per farlo. Io ve lo dico, ma non per dirvi quello che succede. Questo è un docente precario, tra l'altro, che sta girando l'Italia, in attesa di una sistemazione definitiva. Dato la mobilità è un buon asporto. Questa è proprio la mobilità, ma è la mobilità dell'impegno, della fiducia e della continuità, dal punto di vista, ripeto, deontologico, della consapevolezza del proprio ruolo, dei propri compiti, al di là delle isole. Quindi, se qualcuno volesse, sono autorizzato da lui a mettersi in contatto, tanto per andare anche sul terreno pratico. Andiamo sul terreno anche pratico. Volesse mettersi in contatto per dare un proprio contributo, per dire: io ci sono, io posso essere tra quelli che inseriscono poi dei materiali, che tengono viva la discussione in gruppi di discussione, nello scambio delle esperienze, ecco, intorno a quello che si stiamo facendo in diverse parti d'Italia. Ecco, vi lo dico. Cioè, ha un nome che tra l'altro, nomen omen, si chiama professor Civile, ecco, quindi se qualcuno, Giuseppe Civile, ecco, sono autorizzato da lui a dirvelo. Poi lascerò magari l'indirizzo email al professor Marques, così se volete, anche il numero di telefono che vi posso dare. Questo ve lo dico, scusatemi per questo motivo. Riprendo un'altra cosa, lo diceva il preside, che ringrazio per l'ospitalità dell'Istituto Avogadro, e mi diceva all'inizio, mi ha colpito, uscire dal repertorio dei progetti. E mi pare una cosa interessantissima e importante, perché poi l'ha ripresa anche Bruno Lusito dicendo: se quando facciamo cittadinanza e costituzione facciamo qualcosa che ci sembra essere un di più, allora questo diventa un problema. Tutto è di più rispetto ai programmi, rispetto alle discipline. Ecco, questo mi va benissimo, uscire dal repertorio dei progetti, dal mio punto di vista. Voglio dire, nel caso in cui i progetti siano considerati extracurricolari. Se il progetto della scuola è uno, ed è la progettazione didattica di inizio anno scolastico, o magari di più che di un singolo anno scolastico, allora mi sta bene che rimanga dentro un progetto di questo tipo, cittadinanza e costituzione. Se sposiamo la logica un po' dicotomica, da una parte ci sono i curricoli, o quelli che qualcuno continua a chiamare i programmi, e dall'altra ci sono le esperienze dei consigli di classe, di coprogettazione, che è una progettazione che è motivata da uno sguardo che guarda lontano rispetto allo studente. Ecco, allora cittadinanza e costituzione ha diritto, scusate il gioco di parole, di cittadinanza nella scuola, non come un extra, non come qualcosa che è di più. La domanda che io mi pongo, però, vorrei cercare, così andando, saltando un pochino di qua e di là, è questa: ci sono tanti insegnanti che fanno tantissimo per dimostrare che cittadinanza e costituzione è viva. Mi domando se basta l'impegno volontario dei docenti per raggiungere gli obiettivi nei quali crediamo. E l'obiettivo nel quale crediamo è che i suoi obiettivi e i percorsi necessari per raggiungerli diventino, siano un patrimonio esteso in maniera orizzontale e verticale nella scuola italiana. Orizzontale perché non può essere fortunato uno studente che si ritrova con un docente, come immagino voi, che si interessa a questa tematica, e altri che poi magari fanno delle cose splendide, altre però che i loro docenti, ma che
il tema dei valori, dei riferimenti ai principi costituzionali non l'hanno toccato. E poi anche verticale perché la questione di guardare lontano, di guardare oltre il presente, quando abbiamo davanti gli studenti, è una questione che investe anche da un punto di vista didattico il tema della costruzione dei curricoli in verticale, che se sono appunto un modello di organizzazione della scuola, sono anche l'occasione, io mi auguro sempre di più, tanti istituti comprensivi lo stanno facendo molto bene, sono anche l'occasione per costruire anelli che si sviluppano in senso verticale rispetto all'età degli studenti e alla loro crescita nel tempo. Era la questione della durata che poneva il professor Zagrebeschi, vi ricordate? Quando diceva che la cultura ha bisogno di tempi lunghi. E qui su questo sono perfettamente d'accordo. Serve anche, tra l'altro, la sposto sul piano del lavoro del docente, la questione. Uno degli elementi di potenziale frustrazione, io confesso che l'ho vissuta, questo tipo di frustrazione del docente, è quella di non vedere il frutto di ciò che semina. Ecco, sembra un po' banale, però ecco, uno dei modi, a mio avviso, per recuperare le energie laddove non siano abbastanza per confrontarsi con gli obiettivi di cittadinanza e Costituzione è quello di immaginarsi sempre quello studente che abbiamo davanti a noi tra 5, 10, 20, 30 anni, fare uno sforzo, non dico quotidiano, ma quasi, di pensare a lui come un altro rispetto a quello che abbiamo oggi. Oggi magari ci fa anche arrabbiare, tante volte forse ci preoccupa, lo sentiamo anche difficile da coinvolgere, da catturare. Pensiamo ai suoi, al suo futuro. Io facevo un esercizio, vi racconto questa cosa. Sapete che in questi giorni a scuola, forse già da qualche giorno, si fanno le attività di accoglienza. Ecco, una delle attività di accoglienza che io usavo, che adottavo, era quella di chiedere i primissimi giorni di scuola ai ragazzi e alle ragazze quando avevo la prima classe, di scrivere una lettera ai loro compagni di classe e ai loro professori, immaginando di essere nel mese di luglio, 5 anni dopo. Ecco, in uscita quindi dalla scuola. Questo li sorprendeva molto, facevano così uno sforzo, però aiutava molto me a capire loro e aiutava molto loro a capire anche il senso un po' della scuola, nel momento in cui magari ci si schiaccia tutti sul presente, studenti e docenti, sul presente fatto di discipline, di programmi, di valutazioni, di cose che arrivano dal preside, dal ministero, non lo so, che adempimenti, cose da fare. Ecco, questo sguardo lontanissimo, oltre il presente, io lo recupererei. Aiuta tantissimo a pensare alla necessità di tenere vivo tutto il patrimonio che fa capo a cittadinanza e Costituzione. Ecco, questa, come diceva prima il professor Zagrebeschi, dove si va? Ecco, effettivamente non è facile, è cambiato rispetto al tempo in cui si praticava educazione civica, ma perché è cambiato anche il modo forse di considerare il ruolo della scuola, spesso anche messo in discussione. E che invece tanto più ci si addentra verso il futuro, tanto più risulta ancora necessario. Vi porto così un esempio che alcuni pedagogisti, mi pare così, l'ho sentito anche proprio di recente, di nuovo, portano per spiegare cos'è poi la cultura. E un albero, un bel tronco, cos'è la cultura a scuola? Ecco, un bel tronco di un albero, delle radici sottoterra, e tante fronde, tanti rami in alto. Ecco, la scuola era spesso trasmissione di quello che stava sottoterra nelle radici, il corpo forte, il tronco del corpo docente e della scuola, e poi tutto quello che viene da sotto, trasmissione della cultura, che si riflette, si riversa sui rami, sulle foglie, sui frutti, sperando che le possano raccogliere, ci siano sempre delle buone annate con le nuove generazioni. Ecco, oggi effettivamente questo modello, che penso, non so, l'esperienza di molti può o meno confermare, ma anche i riferimenti culturali ci dicono, è difficile adottare o vedere come praticabile
dentro, all'interno della scuola. E spesso altri esempi che vedo da un punto di vista così dell'immagine, dal punto di vista visivo, presentano la cultura oggi come una rete che è quasi un labirinto, in cui ci sono strade che salgono, che scendono, che si intersecano, sembra quasi un labirinto. Era qualcosa che prima, non so se il professor Zagrebeschi, anche gli altri che sono intervenuti, chiamavano un po' il tema dell'incertezza, delle insicurezze di oggi, no? Ecco, questa è un po' la situazione. Fa venire in mente un pochino, vi ricordate quelle scale che sembra di quell'artista olandese, di cui non pronuncio il nome perché non voglio Escher, ecco, come si pronuncia? Vorrei dimostrare le mie incompetenze linguistiche. E, che salgono, che scendono, poi ci si ritrova, mentre stavo salendo mi ritrovo in basso. Ecco, delle volte un po' la situazione è anche questa. Ma anche qui ritorniamo alla necessità, se questo è vero, e non lo so, direte voi, se questo è vero che viviamo un po' nell'incertezza, nell'insicurezza, anche dal punto di vista dei riferimenti culturali, è anche vero che allora il compito della scuola è ancora più importante, perché è nel momento in cui prendi in carico un insegnamento come questo di cui stiamo parlando. Perché che ci siano incertezze e insicurezze, siamo abbastanza, rispetto forse ad una volta, pur in periodi di grave crisi che abbiamo passato, come paese, come società, che sappiamo bene, è anche vero che dobbiamo recuperare una dimensione di altrettante certezze. Ecco, io credo che io faccio sempre, mi capita di dover fare delle discussioni con mio figlio, vi confesso, che avendo 30 anni, non avendo ancora un lavoro, mi dice: ma voi siete stati fortunati, noi siamo in situazioni di difficoltà. E io ho voglia di spiegargli che per superare qualche concorso abbiamo sudato le 7 famose camicie, no? È difficile spiegare, io temo che abbia ragione lui, forse. Ecco, perché c'è anche una... E io cerco di dirgli: ma tu sei più fortunato perché forse hai qualche liretta in più in tasca di quello che potevo avere io quando avevo la tua età, ma non vale. Ecco, allora, rispetto a questo clima un pochino di incertezza, di difficoltà forte, io credo che sapere che la Costituzione, non intesa come qualcosa di monolitico, perché poi questo crea effetti o di reazione, spesso poi anche incontrollabili, ecco, ma è comunque una bussola, è un punto di riferimento per quanto riguarda i valori e soprattutto quello sguardo lungo che dicevo prima, perché quello sguardo lungo che dicevo prima deve puntare, se non altro, stiamo anche a quello che nella scuola c'è e che si può utilizzare per guardare lontano, perlomeno guardare i profili in uscita, guardare a quel modo di concepire la scuola che non si focalizza sul presente e sulla lezione di questo giorno, ma che inserisce la lezione di questo giorno e ciascun momento presente nella costruzione di quello che in uscita mi attendo di ottenere o di far ottenere, soprattutto perché il riferimento è messo, soprattutto l'accentuazione è messa sullo studente al termine del suo percorso di studio. Ecco, allora, rispetto a questo punto di vista, io credo che sia importante ricordare che nei principi costituzionali in ciò che a cui rinviano, ecco, in sostanza si creano le condizioni per fare anche un lavoro duraturo. È vero che questo consente anche di trasformare la classe in una comunità. Ecco, io questo lo sottolineerei tra le cose che ho sentito oggi. Non si può non lavorare ormai, non soltanto in termini trasmissivi, ecco, di conoscenza, come era la vecchia educazione civica, ma anche senza adottare delle metodologie che puntino sul coinvolgimento degli studenti e che creino il senso di partecipare alla costruzione insieme di una comunità a scuola. Io sono convinto, guardate, che vecchia cosa che ripetiamo sempre, che lo sappiamo, che si educa prima di tutto con l'esempio, e quindi testimoniare i valori della Costituzione è il modo migliore, testimoniarli anche proprio nella vita scolastica dal punto di vista metodologico, dal punto di vista relazionale, sia il modo migliore per affermare la sua importanza. È vero che quando parliamo di cittadinanza non parliamo di una dimensione solo giuridica. Questo è un altro elemento di differenza rispetto all'educazione civica.
nell'educazione civica e soprattutto nella storia politica del mondo occidentale, la conquista della cittadinanza aveva una funzione di carattere, come dire, discriminatorio in un certo senso, no? Serviva a escludere anche. Ora è un'altra cosa, ora cittadinanza è inclusione, è obbligo di solidarietà, implica i processi di integrazione multiculturale, investe la dimensione relazionale, anche una dimensione psicologica, tutte dimensioni che si testimoniano a scuola, il modo con cui il docente si pone davanti agli studenti e le cose che fa con lui, con loro, tra le cose che chiede loro di fare, sono cose che possono più o meno favorire la crescita nella direzione che investe i nostri obiettivi. Un altro elemento che volevo, qualcuno prima citava il caso della dimensione europea. Un anno fa ci siamo trovati qua con quelli che appunto c'erano per parlare di cittadinanza europea. Ecco, qui la questione della cittadinanza europea, per esempio, è significativa e in qualche modo può essere esemplare per capire quello che forse si sta muovendo, per dirvi che le cose non sono ferme. Ecco, dopo questa serie di incontri che abbiamo avuto anche l'anno scorso in tante parti d'Italia, come il primo è stato proprio qui a Torino, il 18 novembre, in quest'aula, le cose si sono effettivamente mosse, si è posto il problema di creare le condizioni perché la cittadinanza, l'educazione alla cittadinanza europea possa essere effettivamente un patrimonio praticato dalle scuole, vissuto, adottato criticamente anche dalle scuole. E quello che a cui si sta lavorando è proprio un progetto sperimentale che implichi anche, o che metta in primo piano l'obiettivo generalizzato, però non più settoriale o episodico, dell'educazione alla cittadinanza europea. Questo forte di un input che viene non soltanto dalla nostra direzione, devo dire onestamente, ma che viene anche dalla rappresentanza in Italia della Commissione europea e del Parlamento europeo. E quindi un progetto sperimentale su questo sta partendo, partirà a breve, proprio perché, ma anche qui l'esempio può essere positivo perché significa, appunto, dal punto di vista esemplare, che quando si crea una forma di pressione anche collettiva, di motivazione forte ed estesa anche tra soggetti diversi, poi le cose si muovono. Per noi, io vi dico, dal nostro punto di vista è l'occasione per dire sì, va bene, l'educazione alla cittadinanza europea è importante, ma dove la mettiamo? E quindi per noi è l'occasione per dire rivediamo l'assetto organizzativo, qualcuno l'ha chiamato prima anche normativo, di cittadinanza e costituzione, ed è quello che stiamo cercando di fare, cercando di trovare una sponda, diciamo così, anche da parte del potere politico, perché poi molto dipende anche da quello. Noi abbiamo avuto un sottosegretario come il professor Sidoria, che è qui con noi, che si è adoperato perché, forse proprio perché viene anche dal mondo della scuola e la conosce bene, e l'ha vissuta soprattutto e l'ha agita la scuola per degli obiettivi importanti, che si è adoperato perché, per esempio, ci raccontava delle indicazioni nazionali per il primo ciclo. Beh, effettivamente le indicazioni nazionali per il primo ciclo ci dicono che, al di là del fatto che su cittadinanza e Costituzione c'è scritto molto di più di quanto non sia scritto nei documenti per il secondo ciclo, ci dicono che hanno avuto e stanno avendo soprattutto molto più spazio nella scuola per quanto riguarda le indicazioni su cittadinanza e Costituzione. Intanto ci sono delle esemplificazioni molto più concrete di come si può fare, sono declinati in maniera molto più chiara gli obiettivi. Non so se qualcuno di voi che insegna nella scuola primaria o nella scuola, una volta si diceva media, insomma, abbia partecipato l'altro giorno al seminario nazionale di San Benedetto del Tronto, forse sì? Ecco, dove c'è stato un seminario nazionale e a cui ha partecipato il nostro direttore Palumbo, ed è emerso qualcosa che testimonia appunto la bontà di un lavoro che si può fare anche per anche per la scuola secondaria di primo grado o di secondo grado. È emerso che quelle indicazioni nazionali sono entrate, forse c'è più facilità nel primo ciclo, nella scuola primaria in modo particolare, per una dimensione collegiale che è praticata in maniera quasi normale, no? Da parte dei docenti. Ma sono penetrate e producono frutti.
e mi raccontava appunto il direttore di tantissimi progetti o esperienze che ha sentito, che ha raccolto, importanti proprio nell'ambito di cittadinanza e Costituzione, o in particolare in quella declinazione del progetto di cittadinanza e Costituzione che può orientarsi verso il tema del patrimonio culturale. Ecco, questo è solo un altro esempio che volevo fare. Allora, prima volevo riprendere alcune cose che diceva il professor Zagrebeschi. C'è un problema di riprendere il filo culturale. Lui diceva a proposito, bisogna coltivarla la cultura, ed è vero, oltre che con tempi lunghi. Ecco, io credo che anche qui ci sia spazio per una riflessione. A me ha fatto venire in mente, mentre lui esprimeva questa idea, poi veniamo sulla questione delle idee, faceva venire in mente un pochino colui che coltivava, che alla fine di un percorso di formazione molto interessante è andato a coltivare il proprio orto. Se vi ricordate quel personaggio di Voltaire, che poi in parte proprio lui, nel Candide, che alla fine chiude questa esperienza traumatica, in parte traumatica ma ben rielaborata, di conoscenza del mondo, dicendo vado a coltivare il mio orto. Ecco, a me fa paura un pochino l'uso dell'aggettivo possessivo singolare, il mio. Ecco, cittadinanza e Costituzione, per le metodologie che possono essere utilizzate a scuola, implica che coltivare l'orto della cultura, l'orto della didattica, l'orto di cui ci occupiamo noi, implichi una dimensione relazionale molto estesa, prima di tutto fra i docenti. Questo credo, seguendo certo dei patti educativi, ma non bastano, come diceva il professor Zagrebeschi, ma questi patti educativi sono importanti. La scuola può essere, dobbiamo farli uscire da quello che sono gli adempimenti burocratici. Il patto educativo, se è vissuto in maniera così burocratica, non serve a nulla, è utile se è motivo ed oggetto di discussione all'inizio dell'anno scolastico tra le varie componenti della comunità scolastica, per capire quali sono i fini ultimi della scuola. E quando dico quali sono le varie componenti della scuola, dico che a scuola cittadinanza e Costituzione, tanto più rispetto ad altri insegnamenti, non dico discipline, può ottenere risultati fertili se produce un incontro nella comunità scolastica tra tutte le diverse componenti, che sono i docenti, i dirigenti, anche gli studenti, anche le famiglie e il territorio, lo dicevamo anche già prima. Oltretutto, riprendo una cosa che diceva il professor Zagrebeschi, lui poneva l'esigenza di ricordare la superiorità della cultura rispetto all'economia e alla politica. Certo, sono lontani i tempi di Adalberone, di Laon, dei Bellatores, degli Oratores, dei Laboratores. Ecco, però, ecco, forse dovremmo partire proprio da questo assunto, che fare scuola significa creare le condizioni perché poi effettivamente la cultura sia superiore. Perché quello che ha denunciato è vero. La politica, l'economia, l'esempio bellissimo che ci ha portato, sono spesso lontani dalla cultura. Ma allora qui recuperiamo il senso di quello che noi facciamo a scuola. Se gli studenti sono educati all'importanza e alla preponderanza della cultura, intesa anche nel senso in cui lo diceva Howard Gardner, mi pare, implica anche benevolenza, indica un giusto agire nei confronti degli altri, oltre che sapere e conoscenze, allora sì, creiamo dei valori unificanti che possono e devono informare anche la vita economica e la vita politica. Bellissimo l'esempio di Adriano Olivetti. Io devo anche qui ricordare che uno dei progetti che partiranno proprio a proposito delle cose che al Ministero cerchiamo di fare per cittadinanza e Costituzione, partirà, dopo vi spiego in che senso, è un progetto sull'articolo 9 della Costituzione che partirà la prossima settimana e sarà dedicato quest'anno al tema della crisi e alle possibilità per superarlo attraverso la cittadinanza attiva e la cultura. Tant'è vero che quando ho saputo il titolo dell'intervento del professor Zagrebeschi oggi, del professor Marx, l'abbiamo subito chiamato perché ripetesse un intervento che aveva già, per questo progetto aveva già tenuto 2 anni fa qui, e quindi a Torino, e quindi lo terrà proprio lui. Ecco. Devo chiudere per l'ora. Chiudo solamente con una cosa che forse può interessare i docenti, che cittadinanza e Costituzione si riflette anche in maniera più ampia in quella che è un'idea della direzione del Ministero rispetto al suo futuro. Allora vi dicevo, uno, la revisione dal punto di vista organizzativo, la questione in palio sicuramente è affidarla all'insegnante prevalente come è scritto per i licei,
di area storico-sociale, storico-geografica, o come nelle linee guida, per esempio, per, a parte il curriculum del primo grado, quindi, e della scuola di base, ma o affidarla al consiglio di classe, dove le linee guida per gli istituti tecnici e professionali invece danno questo tipo di modello. C'è un problema di valutazione, c'è un problema di forza, diciamo, di questo insegnamento rispetto alla sua valutazione. Questa è un'altra questione, l'abbiamo affrontata proprio in questi giorni, speriamo di vedere l'esito di un lavoro che dura da qualche mese, rivedendo l'esame di maturità, che sapete è una necessità che sia rivisto in funzione dei nuovi percorsi introdotti 4 anni fa dal riordino. Ecco, proprio consapevoli che c'è una questione che investe la non verificabilità dei risultati raggiunti da cittadinanza costituzionale, nel momento in cui forse non c'è quella colonnina, che non è detto che debba esserci per forza, con una valutazione specifica, abbiamo cercato di chiudere però un cerchio che è quello che si apre. Innanzitutto, già nelle linee guida per i tecnici si dice proprio al primo punto, in testa ai profili, si dice tutti gli obiettivi di competenza devono essere praticati rispetto e tenendo conto che la Costituzione è sopra a tutti gli insegnamenti, a tutte le metodologie, a tutti gli obiettivi. Ma lo si dice anche nelle indicazioni per i licei, allora abbiamo introdotto, se poi rimarrà il testo che abbiamo preparato noi, che cambia anche l'esame, la prima prova di italiano, e ha a che fare con la questione della cittadinanza. Se ci fosse tempo vi racconterei sul cambiamento della prova di italiano in funzione di obiettivi di cittadinanza. Abbiamo pensato che nel colloquio d'esame non si possa da una parte lasciare spazio, magari, forse, chi lo sa, delle tesine che sono anche magari tante volte interessanti, ma tante volte sono anche lontane da quelli che sono percorsi che dentro la scuola sono stati praticati o si dovrebbero praticare, e non ci sia invece spazio per riconoscere quello che tanti docenti hanno fatto con i loro studenti per cittadinanza e Costituzione. Sappiamo che l'esame ha spesso, sono quasi sempre, un effetto retroattivo. È brutto partire dalla coda o partire dalla testa, dall'ultimo piano, però dire che nel colloquio di esame c'è lo spazio, ci deve essere lo spazio per accertare anche le conoscenze, le competenze maturate nell'ambito delle attività, delle iniziative che il consiglio di classe o il singolo docente hanno praticato per cittadinanza e Costituzione, dal nostro punto di vista è un modo per valorizzare questo insegnamento e per ricordare quanto sia importante. Per quanto riguarda la prova di italiano, anche qui è una questione di cittadinanza. Qualcuno diceva prima che le cittadinanze sono tante quelle che vengono veicolate, sia il professor Lusito, mi pare, proprio da cittadinanza e Costituzione. Questo è verissimo. Noi facciamo uno sforzo, tra l'altro, un piccolissima parentesi, per dire a tutti i soggetti che concorrono all'educazione dentro la scuola, esterni, che bisogna parlare di cittadinanza e, per esempio, non tanto di educazione finanziaria, perché è il punto di vista che è diverso. Lo dico in una città che è in una regione che fa tantissimo per l'educazione economica e finanziaria, che è il Piemonte, che è Torino, e cose anche interessantissime e importantissime, ma il punto di vista nostro, il punto di vista della scuola, è che sono strumenti di cittadinanza, e quindi parliamo di cittadinanza economica preferibilmente, non tanto di educazione finanziaria, che è il punto di vista forse di soggetti esterni che devono meglio spiegare quello che tendono a fare. L'ultima cosa, ancora Banca d'Italia ha magari un ruolo più istituzionale, poi devo dire che poi si sforzano anche tutti di mantenere un ruolo istituzionale, però ecco, bisogna che la scuola si prenda in carico questi obiettivi. Allora, anche l'altro giorno si discuteva in un incontro sulla cittadinanza economica, ma chi è che decide quali sono gli obiettivi della cittadinanza economica? Lo deve decidere qualcuno di esterno alla scuola? Io non credo, e magari può essere in un rapporto di sussidiarietà, possono fare degli interventi, li devono fare, anche sono utili, però perlomeno le linee guida devono nascere dentro la scuola, come per la cittadinanza europea. Stabiliamo cos'è la cittadinanza europea e cosa fare per, stabiliamo cos'è la cittadinanza economica e cosa fare per. Chi lo decide? Lo deve decidere il mondo della scuola, e deve trovare lo spazio per collocare questi interventi dentro la dimensione di cittadinanza e Costituzione. Ecco, per quanto riguarda la prova di italiano, l'idea che le cittadinanze sono il patrimonio fondamentale della scuola si esprime nel fatto che se le cose dovessero essere confermate come le abbiamo previste, la prima prova scritta di italiano dovrebbe, prendetelo col condizionale, perché poi appunto il mondo poi delle decisioni ha altre regole e spesso poi ha altre responsabilità, no? Dovrebbe essere una prova che focalizza l'obiettivo di cittadinanza dello studente, che
raggiunge strumenti di effettiva capacità di affermazione di se stesso nella società nel momento in cui è capace di comprendere tutto ciò che i linguaggi, la comunicazione, i testi, come li chiamiamo noi, lo raggiungono e in cui è immerso, e contemporaneamente sulla base di quello che è in grado di riuscire a capire, questa è la prima cosa, è in grado di esprimere e affermare se stesso in termini di argomentazione, di interpretazione della realtà. Questa dovrebbe essere una prova di italiano che mette insieme quella che è l'analisi così dei testi, ma che non si può ridurre all'analisi del testo, e che la mette insieme con la capacità di spiegare, di interpretare dal proprio punto di vista un argomento che può essere uno dei tanti sotto forma di problemi del mondo dell'attualità. Ecco, io mi fermo qui perché ho già abusato della pazienza, e altre cose purtroppo le vediamo un'altra volta. Scusate. Possiamo anche riconoscere che alcune delle tesine, o molte delle tesine, sono fatte male, sono copiate, troviamo delle strategie per evitare che ciò accada, ma non eliminiamo l'unico, questo è il mio pensiero, non eliminiamo l'autonomia di produzione, sostituendo una capacità autonoma di produzione, che a me non sembra una strategia, non so se è funzionale o no, ma che va nella direzione che abbiamo delineato questa mattina. Volevo solo capire qual è la... La posso tranquillizzare subito, perché io so che ho sentito che ci sono state delle dichiarazioni, non so, in giro, che parlavano di abolizione della tesina. Non è in discussione una parte fondamentale del colloquio, che tra l'altro non può neanche essere eliminata perché per legge ci deve stare, che è l'avvio del colloquio da argomenti a scelta dello studente. Questo non è in discussione, non può esserlo né deve esserlo. Quello che è in discussione, semmai, è proprio la possibilità, che lei appunto diceva, di fare in modo di cercare di sforzarsi di eliminare, l'ho letto anche tra l'altro nel giornale di questa mattina, che non dico sia un mercato vero e proprio, ma in qualche caso sarà minoritario, ma in quel caso ci sono, di quelle che sono produzioni poco personali, poco originali e non frutto di dimostrazione di conoscenze e competenze da parte degli studenti. Questo bisogna cercare di, non è facile, ma bisogna cercare di limitarlo. Per farlo abbiamo voluto dire che ci sono tantissime esperienze che pongono la scuola, che pongono lo studente attraverso la scuola in relazione con un mondo vasto e complesso, che è quello che gli gira anche intorno, per fare solo un esempio, e dentro il colloquio, così come ci deve stare lo spazio per la rielaborazione personale dello studente, lasciamoci lo spazio anche per la rielaborazione che lui deve fare di esperienze didattiche condotte per esempio in condominio con soggetti esterni alla scuola. Per fare un esempio, nel mondo per esempio degli studi tecnici sono importanti le esperienze di alternanza scuola-lavoro o quelle che in qualche modo rinviano a rapporti con il territorio. Ecco, quelle possono essere altri esempi, non l'unico, di rielaborazione in termini personali dello studente di attività che non sono strettamente disciplinari. E poi ricordiamoci una cosa, che non si crei una dicotomia, bisognerebbe cercare di evitarlo anche questo, come spesso nell'esame di cosiddetto di maturità oggi c'è, tra da una parte una tesina che è multitutto, oltre che multidisciplinare, e poi dall'altra parte c'è un colloquio che è in dispregio della legge, ma non perché vogliamo essere legalisti, ma perché crediamo che sia importante, è un colloquio che poi si svolge come la terza prova, in termini di colonnine verticali, quelle famose colonnine che dicevo prima, cioè in termini di accertamento di conoscenze disciplinari. Ecco, bisogna cercare di riavvicinare forse le due cose, ricordare che il colloquio, per quanto ci si possa sforzare, deve comunque riuscire, soprattutto deve essere un momento di incontro, deve essere tale un colloquio intorno ad argomenti
che richiedano il concorso delle discipline e quindi del sapere ineludibile, così come anche l'argomento di partenza il più possibile deve essere vicino ad una dimensione che è quella che dicevo prima. Ecco, anche la terza prova dovrebbe essere oggetto di ripensamento proprio in termini di multidisciplinarità, anzi la legge dice di pluridisciplinarità, è una cosa un pochino diversa, effettiva, perché se no sbandiamo, da una parte diamo piena libertà, multitutto lo chiamo io, no? Nella tesina allo studente, e poi lo chiamiamo a rispondere in termini mnemonici spesso, non sempre, scusatemi se dico così, in termini mnemonici a interrogazioni di tipo disciplinare. Ecco, questo è un pochino forse la necessità di un riavvicinamento di questo abbiamo cercato di farci carico. Non so se ho la risposta, ma insomma. Grazie.